Piemontese di Vittorio, l'emblema del sindacato italiano, oggi si celebra qui a Cerignola, si celebra soprattutto l'avvio di questo nuovo murale. Sì, oggi è un'occasione importante per riflettere sulla attualità del pensiero di Giuseppe Di Vittorio qui a Cerignola, nella sua città natale, e l'attualità del pensiero di Di Vittorio viene celebrata dal riavvio di questo storico murale che verrà riconsegnato alla città di Cerignola. Io credo che l'attualità del suo pensiero debba essere diretta soprattutto alle giovani generazioni che oggi rappresentano la vera parte debole della nostra società, perché gli ultimi dati della disoccupazione lo riconfermano. Quando ci troviamo di fronte a un paese in cui c'è un tasso di disoccupazione giovanile di circa il 40% e di fronte ad una realtà come quella meridionale in cui le cifre di disoccupazione giovanile superano il 50%, è evidente che c'è la necessità di una nuova consapevolezza rispetto a quale deve essere il futuro del nostro paese. Quindi l'esempio di Di Vittorio rispetto a questa consapevolezza, a battaglie che vanno combattute non con la violenza, ma arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze, è sicuramente un esempio positivo ancora Che novità oggi. ci